645 del 23 maggio 2012 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Martina Franca il signor Francesco Cruz. Una cerimonia sobria ma intensa, a immagine e somiglianza del nuovo primo cittadino, animata dal grande entusiasmo che sta caratterizzando e circondando questa vittoria di portata certamente storica per la città. Alle 16.45 di ieri pomeriggio, in quella stessa sala consiliare che nei prossimi giorni segnerà l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il presidente della Commissione Elettorale Centrale, il giudice Claudio Casarano, ha ufficialmente proclamato Franco Ancona nuovo sindaco di Martina Franca. Attorniato dai prossimi consiglieri, che su quegli stessi banchi formeranno la nuova maggioranza consiliare, dai tanti sostenitori, dagli amici e naturalmente dalla sua famiglia, Ancona ha potuto per la prima volta indossare la fascia tricolore del primo cittadino per mano della dirigente dell'ufficio elettorale del comune, la dottoressa Maria Grazia Turnone. Un grande, sentito, commosso applauso e poi il primo discorso ufficiale da sindaco, segnato da una naturale, inevitabile emozione, ma già estremamente incisivo. Voi capite quando io possa essere emozionato in questo momento. Oggi, che è una giornata segnata, come tutti sappiamo, dalla memoria dell'uccisione del giudice Giovanni Falcone. Questo mio insediamento avviene oggi, proprio in un giorno in cui noi tutti ricordiamo quel tragico evento a cui l'Italia ha saputo reagire e continua a reagire, nonostante ancora forze non identificate continuino ad operare perché questa serenità non ci sia. E il pensiero va anche qui a Melissa, che ci ha lasciato. Sono stati infranti e così anche i sogni di tanti ragazzi che come il momento della campagna elettorale si conclude e comincia il momento della grande coesione della città per far ripartire questa città. Noi l'abbiamo detto, abbiamo bisogno di tutte, della maggioranza e dell'opposizione, abbiamo bisogno di un impegno di tutti coloro che nella città operano per costruire anche un solo percorso di unità e quindi abbiamo bisogno di tutte le associazioni, abbiamo bisogno di quella genialità del nostro popolo che nei momenti difficili è stato sempre in grado di far ripartire questa città. Auguri quindi a tutti noi, buon lavoro a tutti noi, speriamo e io credo che se rimaniamo uniti questa città, la nostra amata città, la riporteremo sicuramente in alto. Alla fine grandi applausi, abbracci, sorrisi e foto di gruppo con i consiglieri eletti. Martina ha un nuovo grande entusiasmo di ripartire e il nuovo sindaco è già pronto a pedalare.